Andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su The Legend of Zelda Link's Awakening. Nello scorso episodio abbiamo finito il Tempio della Maschera, mi pare che si chiami esattamente così, e oggi dobbiamo proseguire a nord, dato che l'ultima volta ci è stato detto di andare assolutamente qui. Però purtroppo, come potete vedere, per accedere qua alla torre c'è bisogno della chiave, chiave che si trova tra l'altro in queste montagne qui. Ma per accedervi abbiamo bisogno di poter volare. Andando qua dentro, in questa stanza, in questa casetta, un uomo ci dice: ai miei tempi i galli volavano. E qua mi viene un attimo da dire grazie dell'info, ma non capisco il motivo. Soltanto che qua c'è una cosetta dove noi dobbiamo assolutamente andare, e andremo nell'episodio di oggi e vi farò vedere un po' tutto quanto come proseguire all'interno del gioco. Andremo a sbloccare anche la nostra terza canzone e ci vogliono la bellezza di, se non mi ricordo male, 300 rupie per fare una cosa del genere, mi pare. Non mi ricordo nello specifico. Comunque è un puzzle incredibile, quindi nell'episodio di oggi andremo a fare quello che vi ho fatto vedere: sbloccare una nuova canzone, sbloccare un nuovo strumento, andare a prendere la chiave del nuovo dungeon e lasciarci di fronte al nuovo dungeon. In sostanza, bello ricco questo episodio. Prima di addentrarci nel clou di questo episodio, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link utili, i miei socials, canale live, eccetera. Quindi non so, se vi va, passate. Dato che negli scorsi episodi abbiamo ottenuto la super forza, sbam! Mi è venuto in mente, ho detto, aspetta, ma quel gallo vola? Può essere? Guardate un po' cosa c'è qua. È morto. Non possiamo farci niente perché ai suoi tempi c'era un gallo, ma i galli non vivono per sempre e soprattutto non volano, ma all'interno di questo gioco sì. Quindi ci serve un modo per revitalizzarlo, e noi il modo per revitalizzarlo ce l'abbiamo. Dobbiamo andare qua. Dobbiamo assolutamente andare lì sotto. Prima non ci potevamo andare in alcun modo perché non avevamo l'arpione, mentre adesso possiamo tranquillamente affrontare anche zone che prima non potevamo assolutamente vedere, affrontare e cose così. Quindi scendiamo a sud, passiamo da qui, vediamo cosa ci dice il cartello. Cabina telefonica, niente di che, è soltanto quello. Ok, distruggiamolo e usiamo il nostro arpione. Magari usiamolo bene senza cadere. Niente, non ce la fa. Aspetta, eh? Ok, eccoci qua. Eccoci arrivati. Questo è il primo cartello, per di qua. Qua c'è un mini gioco dove in sostanza dovremo assolutamente trovare a tutti i costi la strada corretta attraverso i cartelli. E non è molto difficile, se non fosse che per alcuni punti di vista ti puoi anche perdere. Per di qua. Adesso dobbiamo andare assolutamente di qui. Probabilmente il terzo è questo. Per di qua, scendiamo. Dovrebbe essere quest'altro. Per di qua, perfetto. Ovviamente ci vuole l'arpione anche qui. Che sfiga. Sto cadendo veramente spesso. Via. Via. Vediamo qua cosa dice. Per di qua, assolutamente. Allora, dobbiamo andare super dritti, eh. Quindi da qui. Quindi a questo per forza. Per di qua. Perfect. Andiamo qui. Dovrebbe essere questo. Per di qua. Scendiamo. E questo per forza di cose. Via. Per di qua. Ok. Per di qui. Ora dobbiamo semplicemente salire. Via. Qui. Ok, eccolo qua. Per di qua. Dovrebbe essere questo nell'acqua. Adesso non sono sicuro, dovrebbe essere quest'altro. Sì, dovrebbe essere questo. E questo qua nascosto dovrebbe essere teoricamente l'ultimo. Per di qui, no, non è ancora l'ultimo. Forse è questo qua l'ultimo. Bene, ce l'hai fatta, la tua ricompensa è per di qua. Eccolo qui, perfetto. C'è anche un cameo Nintendo adesso, quindi vedrete un po' meglio cosa intendo. Oltre ai svariati cameo che abbiamo già visto. Eccolo lì. Beh, avete già capito. Teoricamente era una rana, ma vabbè. Gra gra, sono proprio io, Wart, il cantante più famoso dell'isola. Sei venuta qui per sentire il mio soul, gra gra. Ma certo che ti accontento, però ti avverto, il mio complesso costiamo cari. Che ne dici, 300 rupie per una canzone, affare fatto? Carino, è un po' caro, ma accetto. Perché ci serve per proseguire nel gioco. Ecco qua. Sentiamo un po' questa solo.
Grazie, grazie, sei un pubblico meraviglioso, non si fanno bis, gra. Ed ecco qua che impariamo la canzone. Hai imparato il soul della rana, la sua melodia ti tocca le più profonde corde dell'anima. Anzi, sei sicuro che riuscirebbe a ridare un'anima anche a chi non ce l'ha più? Mi fa proprio così, fratello. Ah, mi fa sentire così vivo. Ecco, come potete intuire, questa nuova canzone ed ultima da imparare ci permette di poter far rinascere il nostro gallo, che, come avete intuito, ci serve. Ci serve assai per poter proseguire all'interno del gioco. Adesso, prima però di andare lì, vorrei andare, se possibile, in qualche altra zona, perché ci dovrebbe essere, se non mi ricordo male, un posto dove fanno degli scambi. Scambi che si possono fare soltanto quando hai la lente di ingrandimento, se non ricordo male. Io la lente di ingrandimento ce l'ho. Sì, ce l'abbiamo. Quindi, l'oggetto che andiamo a recuperare è il boomerang. Per ottenere il boomerang bisogna scambiarlo con un oggetto che già si ha. Però il trick shot è scambiarlo con la pala, perché la pala la puoi riacquistare per 300 rupie, mi pare, o 280, non mi ricordo, non lo specifico. Però, dato che comunque la pala non è obbligatoria, e neanche il boomerang, obiettivamente, direi che scambiamo quella. Poi in caso la possiamo ricomprare in futuro, tranquillamente, perché il boomerang è un po' troppo OP. Solo che adesso non mi ricordo nello specifico dove fosse codesto luogo. Oh, guardate, c'è un passaggio. Un passaggio segreto. Possibile che sia questo? Non so. Proviamolo. Vediamo. Yep, è lui. Allora, equipaggiamo la pala su X. Sulla spiaggia ho trovato una bella cosa. L'ha barato con quello che è segnato a X o Y. Se lo vuoi premi X o Y e facciamo lo scambio. Se non ti va premi B. Ecco qua. Affare fatto. Oh, se vuoi indietro questa cosa che mi hai dato, torna da me e se ne parla. Ed ecco qua il boomerang. In cambio di uno degli oggetti che avevi su X, hai ottenuto il boomerang. Estremamente utile, ve lo garantisco. Adesso vi faccio vedere un po' quanto diamine è OP. Ma davvero, è troppo OP. A parte che si può tirare, ovviamente, come tutte le armi. Può fare anche delle curvature. Adesso non so dirvi di preciso come fargli fare la curvatura. Però è comodo, ve lo garantisco, è estremamente comodo. Ok, allora, dato che adesso abbiamo anche il boomerang, possiamo procedere oltre. Usiamo l'ocarina con il teleport di Manbo. Andiamo a nord. Anzi no, 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 ho cambiato idea. Niente Manbo, niente Manbo. Dobbiamo prima revitalizzare il nostro uccellaccio. Adesso ve lo faccio vedere un po'. Tra l'altro ho scoperto una cosa veramente fichissima, che vi faccio vedere tra l'altro adesso, un attimo prima di revitalizzare il pollo, perché questo è utile a chiunque. Sono sicuro che questa parte del let's play sarà una delle più viste, perché è una delle più complicate, quindi ne approfitto per farvi vedere una cosa estremamente utile. Cadendo qua dentro c'è un pezzo di cuore, un frammento, eccolo qua. Non so, magari qualcuno l'aveva già fatto, però non è così tanto ovvio. Io schizzo a 13 cuori, una cosa del genere, super giù. E adesso siamo pronti per andare dal nostro pollaccio. Eccolo lì nascosto. Siamo perfettamente in tempo, in orario, per fare tutte le cose che voglio fare in questo episodio. Eccolo qua. Perfetto. Torniamo alla canzone. Velocissima questa host. Eccolo qui che respawna. Adoro questa situazione. Eccolo qua. Il gallo è tornato in vita. Sembra anche molto amichevole. Deve esserne rimasto contentissimo. Direi, assolutamente. E la parte migliore è che con questo gallo possiamo fare questo. E si vola. Possiamo fare una marea di cose. Negli scorsi episodi, se non mi ricordo male, abbiamo visto anche una roba di fuoco. Col gallo non la puoi evitare, assolutamente. Però il gallo ti permette di prendere una cosa in un dungeon che ti permette di riflettere quella roba di fuoco e andare nell'ultimo dungeon, che teoricamente è quello a sinistra, mentre noi stiamo andando a destra. Quindi in sostanza ci mancano soltanto quei due strumenti e penso che nel prossimo episodio andremo a prendere il settimo e nell'episodio dopo ancora l'ottavo. Ok, allora possiamo proseguire qua. Andiamo qui.
Perfetto. Allora, dato che comunque questa parte del let's play è molto importante. Ecco, infatti sta arrivando il gufetto. Vediamo che ci dice. Da qui in poi il tuo cammino sarà ancora più pericoloso, ma la tua meta è prossima. Devi solo recarti a est e a ovest di queste montagne. Per prima cosa dirigiti alla torre ad est. Ragazzo, il destino di Koholint è nelle tue mani. È proprio in quel risveglio del pesce vento. Ciao ciao gufo, è stato un piacere parlare con te, gufetto. Io lancio sta pietra e proseguirò. Sono estremamente soddisfatto di come sta andando questo gameplay. È la prima volta che gioco e finisco, non dico al 100%, ma comunque con una buona percentuale, un gioco di Zelda di questo genere. Quindi diciamo che è anche un po' una soddisfazione da parte mia, perché comunque, a parte Breath of the Wild, ho sempre avuto problemi col brand di Zelda. Non riuscivo mai a finirne uno per un miliardo di motivi, tra cui il poco tempo a disposizione. Quindi dai, ci sta. Eccoci qua, usciamo. Ok, siamo arrivati. La zona è giustamente questa. Adesso non mi ricordo se qua c'è qualcosa. Non ci interessa. Zona molto extra che comunque abbiamo già visto. Abbiamo fatto un po' di esplorazione negli scorsi episodi. Allora, per prendere la chiave è molto semplice. Bisogna salire di qui, entrare qua sotto e siamo arrivati. Questo è il dungeon della chiave. Fine. Il mini dungeon della chiave. Avendo il pollo è semplicissimo, non devi fare nulla. Arrivi qua, pigli il polletto. Tac, sei pronto. Super easy, come vedete. Purtroppo non si può usare il pollo tra una zona e l'altra. Quindi dovete scendere, passare e eventualmente riprenderlo. Ecco qua, chiave dell'aquila. In inglese mi pare fosse bird key. Bird key. E da qua ce ne possiamo andare via. E possiamo andare nel dungeon, il settimo dungeon, quello utile. Ok, eccoci qua. Allora, per proseguire, semplicemente andiamo di là, a destra. Non qua, non giù, ma a destra. Eccoci qui. Super easy. Super easy, zero problemi. Togliamo da qui. In qualche modo i pipistrelli ti colpiranno sempre. Hanno un pattern fastidiosissimo. C'è ragnetto. Perfetto, saliamo. Occhio a non cadere in quel buco, perché non resetta la caduta da dove siete caduti, ma vi fa scendere. E quindi dovete di nuovo andare al, eventualmente alla capanna giù. Oh, se l'avete attivato, al teleport che c'è qua fuori. Eccoci qui. Rifacciamo il giro. Vedete un po' voi se attivare il fast travel nel caso vi serva, o se magari volete andare, tornare e fare tutto quanto come volete voi. Io francamente non ne sento il bisogno, perché preferisco fare tutto quanto adesso. La cosa bella è che proprio lo lancia. Non è che lo fa gentilmente cadere, lo lancia. Adesso non so se magari funzionano anche le bombe qua. Aspetta, mi è venuta la curiosità. Io non ho mai, non mi sono mai messo il problema. Vieni qua, pollo. Che già ci sei morto una volta. Non voglio che tu muoia due volte. Ok, siamo pronti. Evitiamo tanto inutile. Ok, faccia di scheletro. È rigorosamente una faccia di scheletro, me lo sento. E penso sia anche un riferimento al dungeon qua che stiamo andando a affrontare. Io le rupie le prendo. Eccoci qua. Ed ecco qua, abbiamo inserito la chiave. Ora il dungeon gira. Tac 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 tac. E rivela l'ingresso, che prima era sigillato. Perfect. E ci possiamo anche lasciare qua davanti, ragazzi, perché tanto non faremo il dungeon adesso, perché è estremamente lungo. Quindi, facendo un rapido recap dell'episodio, siamo andati qua. Abbiamo recuperato, anzi facciamolo in ordine. Siamo andati qua,
Abbiamo recuperato la canzone al costo di 300 rupie. Dopodiché siamo andati qui, abbiamo spostato la statua, siamo entrati, abbiamo revitalizzato il pollo, il chicken. Dopodiché vi consiglio da qui di andare qua su, prendere la chiave come vi ho fatto vedere, andare dritti, attivare qua eventualmente il fast travel se vi serve, scendere nuovamente qua sotto alle coste Torombo, prendervi qua in zona il vostro ambito premio, il boomerang, in cambio della pala. La pala vi costerà 300 rupie e può essere soltanto ricomprata. E dopodiché, arrivati qua, avrete un po' tutto. Detto ciò, vi aspetto nel prossimo episodio comunque, ragazzi, perché dobbiamo assolutamente fare quello che ci manca, ovvero questa torre. Dopodiché, dopo aver finito questa torre, all'interno troveremo un oggetto che ci permetterà di annullare il fuoco che si trova qua in zona e arrivare qua, affrontare questo nemico. Detto ciò, possiamo chiudere qua. Grazie della visione, in descrizione tutti i link utili. Alla prossima!